abitavo a Zollara e noi di lì, vicino a casa mia, guardavamo il primo bombardamento su Rimini. Sapevamo che la guerra era vicina, perché i grandi parlavano e si ascoltava. Puoi immaginare, però per noi bambini, io avevo 11 o 12 anni, 11 forse, sì, era importante, ma non provavamo paura ancora. Poi arrivò che una notte era tutto illuminato, è un'altra paura, tutti a guardare dalla finestra, che cos'è, i bengala buttavano, i primi bengala, non li conoscevamo noi, che illuminavano a giorno tutta la zona. In poco tempo il passaggio del fronte si è avvicinato, erano poco lontani, si è avvicinato e la gente che aveva già preparato i rifugi, e tanti operai a mano col piccone, il badile, la pala, e sono una di quelle che si è salvata in uno di questi rifugi. Però i tedeschi, più era vicina la battaglia e più cercavano dove ripararsi nelle ore in cui avevano bisogno di dormire, erano tutti ragazzi, e quindi facevano uscire i civili dai rifugi. Dove andavano i civili? Non sapevano dove andare. Poi c'era sempre qualcuno, fortunatamente, diceva mio padre, probabilmente erano quelli che erano lì, gli austriaci, mezzo italiani, dice no, dicevano lasciateli stare. E per non disturbare i militari che si stendevano a spina di pesce nel rifugio per riposare, prima mangiavano, e poi cantavano e poi dormivano, e noi eravamo rifugiati uno sull'altro in questo grottino. Non avevamo niente, niente di niente. Alla mattina partivano per riprendere la battaglia ed erano bombe che esplodevano sopra. Colpi di cannone continui nella vallata, perché avevano capito che lì c'era qualcosa che a loro interessava. Poi era una pioggia di bombe, cannoni, gli aerei da sopra. Che roba la guerra. Solo pensarci. E venivano con i compagni morti sulle spalle, che li deponevano fuori del rifugio, poi che fine facevano non lo sappiamo, possiamo immaginare. E poi arrivò il momento, una notte, che il rifugio si vuotò. Siamo andati su nella cosiddetta strada maestra, allora non era asfaltata, la strada principale, e c'erano già le camionette degli inglesi, io penso fossero, erano biondi chiari, non le truppe di colore arrivarono dopo, che distribuivano dolci, cioccolata, caramelle, noi bambini eravamo allegri per quello. E poi abbiamo cercato di andare nelle case, come era possibile, in casa mia c'era stato il comando al piano terra, no? Comando dei tedeschi, quindi era stato colpito il tetto, sopra pioveva dappertutto, sotto c'eravamo noi, un'altra famiglia, altre due o tre famiglie di Gemmano che avevano la casa completamente distrutta, e non avevamo più niente, 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 io non lo so come hanno fatto a mangiare, boh. E piano piano si è tirato avanti tutto l'inverno. Come potevamo. Quando noi siamo usciti dal rifugio, abbiamo visto tutta la vallata, era la terra come lavorata, per quante bombe hanno, mamma mia, hanno sganciato quella notte. È stato
un'esplosione continua, continua, la luce che si produce, no? Nello scoppio della bomba ha illuminato tutta la notte, per dire quanto è nero. Oh, è stato un disastro quella notte, un disastro. Passato il fronte, passati mesi, non ce n'era uno fra quelli rimasti vivi, giovani, che non avesse il segno della guerra. Pensando a com'è stato il passaggio della guerra, se si dovesse, preferiremmo forse in molti morire anziché passare un periodo così brutto, così triste, per carità, solo che poi piano piano dopo ci siamo ripresi tutti quanti con la volontà, il lavoro, eccetera, ma è stata dura. E le dico di più, che quelli rimasti, che senta che strano, quelli era per non rivivere la situazione dal punto di vista emotivo, non ne parlavano, non hanno mai più parlato di quanto è stato brutto il passaggio del fronte.